Che giorno è oggi? Quanti ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 9. Buongiorno, recuperiamo oggi, sempre nell'ambito del progetto Radici del Contemporaneo, una lezione che doveva essere tenuta qualche tempo fa con la professoressa Gabriella Bocchi Vendemiati, che è ormai un habitué all'Arci, ha tenuto già molte altre conferenze, tutte di elevatissimo livello. Sentirete appunto la sua formazione letteraria, storica, filosofica, è stata No, insegnante, filosofica, no. non filosofica, comunque la filosofia c'è un po' sempre su tutto. E, bene, oggi la professoressa Bocchi Vendemiati farà una lezione sulla figura di Torquato Tasso, ma incentrata soprattutto su Gerusalemme liberata. Io vi auguro buon ascolto, vi prego di seguirci sempre. Stiamo tentando di realizzare per intero questo progetto, che è stato un po' torturato, diciamo, dalla pandemia. Speriamo di uscirne più presto e comunque sono felice di poter essere qui in questo studio in diretta con la professoressa, a cui cedo subito la parola. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Quanto desidera. Ah, Sì. posso dilungarmi? No, 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 non si atterrisca. Niente, la Gerusalemme liberata, bellissimo poema che ha avuto una diffusione enorme in Europa, immediatamente e addirittura prima dell'edizione ufficiale. E tutto sommato le cose sono andate anche abbastanza bene, perché il 25 aprile del 55, scusate, il 25 aprile del 1595 moriva a Sant'Onofrio sul Gianicolo proprio Torquato Tasso. Quindi in qualche modo, diciamo, possiamo ricordarlo anche per questa concomitanza di date. Qualche cosa devo pur dire, sia pure molto rapidamente, per quanto riguarda la vita, perché è un autore per il quale la vita parlare della vita è essenziale, mentre per altri autori, non so, anche per l'Ariosto si può riassumere, si può un pochino. Per il Tasso la cosa non si può assolutamente fare, perché vita e opera, e soprattutto la Gerusalemme, sono così strettamente collegate. E adesso gli ultimi studi accentuano questo collegamento e fanno vedere ancora in maniera più evidente come attraverso ricerche di natura psicologica, filosofica, eccetera, l'opera sia effettivamente rappresentativa di uno stato d'animo e di una realtà umana che è, direi, tipica per quanto riguarda quel periodo. Per quanto riguarda la seconda metà del Cinquecento, la vita del Tasso non è lunghissima, va dal 1544 al 1595, come dicevo, 51 anni, una vita travagliata, sradicata e difficile non tanto da condensare, ma da capire veramente, anche perché il primo a nascondere, a celare, a non capire forse fino in fondo, se si può dire, per carità, quello che veramente sentiva o pensava era lo stesso autore. Quindi è nato a Sorrento, da una famiglia nobile, purtroppo sfortunata, perché il padre, che era al seguito del principe di San Severino, dovette seguire le sorti del signore di cui era appunto al seguito, e quando l'Inquisizione
fu diffusa a Napoli e vi furono ribellioni da parte, da parte del popolo, e San Severino si schierò dalla parte di questi rivoltosi e quindi dalla parte opposta del viceré, che era Pietro da Toledo. Sicché quando invece l'Inquisizione fu effettivamente immessa in Napoli, e i due dovettero andarsene. Il giovane Torquato era allora a Sorrento, ma poco tempo dopo fu richiamato dal padre a Roma, dove lo raggiunse, aveva appena 10 anni, quindi un bambino ancora, e lo seguì poi per tutto il resto di Bernardo Tasso, suo padre, della sua esistenza, che non fu facile neanche per Bernardo, perché anche lui, seguendo le fortune del suo signore, dovette spostarsi di qua e di là. E quindi riassumo naturalmente tutti gli spostamenti, che non è il caso di citare, ma che potrebbero essere ampiamente documentati. La vita del Tasso è documentatissima, abbiamo praticamente una ricostruzione quasi perfetta, quasi non dico al giorno per giorno, ma pressappoco. E il giovane Tasso dovette seguire il padre. Si stabilirono in vari luoghi, dopo per un certo periodo piuttosto lungo a Venezia. Da Venezia il giovane Tasso riuscì a frequentare l'Università di Padova, dapprima iscrivendosi a studi giuridici, successivamente agli studi che amava di più, gli studi letterari, e in questo venne a contatto con, siamo a metà del Cinquecento, siamo proprio nel periodo immediatamente successivo alla fine del Concilio di Trento, e abbiamo la diffusione, controriformistica da una parte e aristotelica dalla parte filosofica veramente intensa, ma è proprio in questo periodo che il giovane Tasso fa i suoi primi amici, tra i quali il più importante letterato padovano del tempo, cioè Sperone Speroni, che poi lo seguì in molti lavori. E dopo questo periodo fu forse il periodo più lieto del Tasso, se si può dire, anche perché si dedicò precocissimamente alla letteratura. E soprattutto a quel tipo di letteratura che era particolarmente pertinente alla realtà e al desiderio del tempo, cioè al problema del poema eroico. Dopo la diffusione delle teorie aristoteliche, il discorso sul poema epico o poema eroico, come lo si voglia chiamare, era molto intensa. Anche perché c'era stata quella specie di escrescenza favolosa dell'Ariosto che complicava alquanto le cose. Le complicava alquanto perché faceva vedere come un poema poteva essere non definibile come epico, certo, favoloso, cavalleresco, avventuroso, e come i due poemi potevano coesistere, quello non aristotelico, e quello cioè dell'Ariosto, e quello aristotelico, di cui ormai pareva che non si potesse fare a meno. Tanto è vero che in questo periodo è un fiorire di poemi di tipo modellati sulle crismi aristotelici. Vediamo allora quali sono questi dettami aristotelici ai quali il giovane Tasso presta immediatamente udito e che si sforza di seguire quasi immediatamente. Infatti, cosa aveva detto Aristotele? Che il poema doveva avere come base la verità, ma la verità è appannaggio dello storiografo, non certo del poeta, perciò a questa verità si sostituiva il verisimile, cioè quello che della verità poteva essere, come dire, integrato, arricchito, normalizzato e soprattutto tale da poter essere, come dire, seguito con interesse. La storia è storia, il verosimile è quello che probabilmente è successo in quegli interstizi della storia dei quali non possiamo direttamente occuparci. D'altra parte c'era anche la necessità
che a questo verosimile si aggiungesse anche quello che, questo per il tasso sarà fondamentale, quello che si può fare per attirare l'attenzione del pubblico, il verosimile può essere fino a un certo punto interessante, occorre anche un elemento in più, quello che il Tasso chiama il meraviglioso. Ma quale meraviglioso? Esiste il meraviglioso appunto magico, esiste il meraviglioso fiabesco. E quello, il meraviglioso di cui il Tasso poi si interesserà sarà, è quello più opportuno per i tempi, è il meraviglioso religioso. E infatti su questa specie di ricostruzione che io grossolanamente adesso vi ho fatto e che meriterebbe molto più sviluppo, si muovono i primi passi del Tassino, perché allora lo chiamavano il Tassino per distinguerlo da Bernardo, suo padre, autore peraltro anche lui di un poema Amadigi, che vuole essere un po', come dire, tra l'una e l'altra cosa, ecco. Ma il giovane Tasso, ecco, è questo che mi interessava ed è per questo che sono arrivata, vi ho raccontato queste cose, e il suo interesse è subito per un argomento che lui ragiona molto su queste cose, scrive i discorsi sopra il poema è sopra la poesia, discorsi sul poema epico che poi non sono pubblicati, lui li recita, li recita, li discute, ne parla, li espone durante le sue riunioni appunto con lo Sperone Speroni e con molti altri, dotti e letterati del tempo nell'Accademia cosiddetta degli Eterei. A cui voi sapete che l'Accademia è un altro punto di forza della cultura di questo periodo. Il Tasso presentò queste sue lettere, che poi furono pubblicate molto, molto tempo più avanti, insieme con altri discorsi sopra proprio il poema eroico, vero e proprio. E mostrò immediatamente che le sue idee erano ben precise, perché si diede subito alla composizione di una. Anzi di uno, perché è al maschile, il Gerusalemme, e cioè una, credo che siano 116 ottave, nelle quali già si affronta quello che sarà poi l'argomento del poema principale. Il Gerusalemme comprende, sarà poi ripreso nella Gerusalemme liberata, proprio nelle prime parti, perché quello che ci è rimasto, credo, la descrizione dell'accampamento cristiano, la sfilata dei cristiani, dei guerrieri cristiani e successivamente mi pare anche una breve parte di illustrazione anche dei cosiddetti pagani, cioè degli avversari. E questa parte poi fu interrotta, evidentemente il Tassino, sedicenne, diciassettenne, non di più, si rese conto che occorrevano ben altre armi per affrontare questo tipo di contenuti e allora ripiegò elegantemente, su un tema molto più, come dire, molto più facile, alla moda, e cioè sul famoso Rinaldo, Rinaldino, che non è il Rinaldo ariostesco e non sarà neanche il Rinaldo della Gerusalemme poi, è un altro eroe, che ripete grosso modo lo schema dell'Orlando Furioso, quindi il personaggio unico, no, dell'Orlando Furioso proprio no, perché, ma ripete un po' lo schema, diciamo così, conciliativo. Il personaggio isolato che è però protagonista di molti avvenimenti, avvenimenti sia di guerra sia d'amore, eccetera, alla ricerca dell'amata Clarice. E questo Rinaldino fu completato, fu ammirato, ebbe già una grandiosa diffusione. Diciottenne, vi rendete conto? E la cultura che si fece il Tasso in questo periodo fu eccezionale. Io sono rimasta, mi inserisco, mi muovo un po' rapidamente perché queste cose dovrebbero essere dette in maniera anche più, come dire, più puntuale, ma comunque la cosa che mi ha stupito di più della vita del Tasso è la
continuità ostinata, commovente, tenace, con la quale egli continuamente si applicò e studiò le sue cose, anche nei momenti più disastrati, e sappiamo che ce ne furono, della sua già difficile esistenza. E vedremo dalla sua opera che non c'è autore latino che egli non abbia compulsato, trascritto e, come volevano i canoni del nascente manierismo, anche imitato, citandolo largamente. Per esempio, rileggendo la Gerusalemme, sono rimasta stupefatta dal numero dei versi danteschi che vi sono richiamati, ma la cosa non deve essere vista come un difetto o una copiatura, non è un plagio, è proprio quello che si voleva dalla letteratura di quel tempo, e cioè che essa, come una specie di carta velina, facesse vedere, come una specie di palinsesto, dietro tutto quello che c'era e che si doveva vedere. Quindi non era una cosa da... questo era una fatica spiegarlo ai miei ragazzi a scuola, perché dicevano: ma copiava? No, non copiava, era proprio quello che si voleva da lui, che la cultura voleva da lui in quel periodo. E siamo arrivati a Rinaldino. Oltre a Rinaldino, scrive tante anche poesie d'amore, anche molto belle, non tanto innamorata della verità, perché poi lo piantò presto, e cioè per la Lucrezia Bendidio, che poi sposerà un cavaliere ferrarese e che poi ritroverà a Ferrara, e successivamente per la Laura Peperara, alla quale invece rimase molto legato per parecchio tempo. Cosa voleva fare questo giovane poeta, che in questo momento vive forse la parte migliore della sua vita? Vuole... qual è la strada? La cortigianeria. Tre sono le parole che servono a spiegare la vita del Tasso, e cioè la corte, l'accademia e naturalmente la religione. Perché egli fu sempre... volle entrare nella corte. Bernardo Tasso, suo padre, l'aveva fatto, ma cosa voleva dire essere cortigiano? Cosa voleva dire? Voleva, ecco qua bisognerebbe fare un'ampia digressione, voleva dire seguire un padrone e adeguarsi ai suoi desideri, servirli come messo diplomatico, come scudiero, come attendente, non dico come cameriere, questo no, questo era quello che si intendeva allora. L'Ariosto era riuscito a tenersi al di fuori. Perché? Perché aveva avuto anche mansioni di natura pratica, voi sapete il famoso commissariato in Gaffragnana, eccetera, eccetera. Era riuscito a tenersi fuori dall'ossequio totale, ma ormai la cortigianeria sembra fatta proprio di questo, e cioè dell'essere con il padrone. E il giovane Torquato, attraverso vie che non vi racconto, divenne cortigiano del cardinale Luigi d'Este, persona assolutamente non raccomandabile, di cui troverete i particolari in qualunque enciclopedia, persona che non aveva voluto diventare cardinale, l'avevano fatto diventare cardinale un po' per forza, era figlio di Renata di Francia, sapete, la moglie di Ercole II d'Este, e che aveva quella che aveva incentrato a Ferrara un ricco nucleo calvinista, e che proprio per i sospetti della Santa Sede nei suoi confronti era stata già allontanata dal marito ed era ritornata in Francia. Luigi non avrebbe voluto fare, non vorreva fare il cardinale. Gli misero addosso la veste talare a forza. Comunque non è di questo che vi volevo parlare, era per dirvi che si trattava di un primo cattivo padrone, ecco, un primo cattivo padrone per il giovane Tasso, che però lo seguì e rimase al suo fianco anche durante un viaggio in Francia piuttosto lungo,
durante il quale conobbe sicuramente Renata, che in questo periodo ormai era già fuori, come vi ho detto, da Ferrara. E su questo viaggio in Francia, ecco, mi sono fermata in modo particolare perché per la prima volta ho letto la lunga lettera con la quale egli descrive i costumi francesi a confronto con quelli italiani, ed è una cosa molto, molto interessante. E lo seguì in Francia, poi ritornò a Ferrara, e a Ferrara, dopo qualche pressione, riuscì a passare dal servizio di Luigi, che assolutamente non gli piaceva, personaggio corrotto peraltro, veramente una brutta figura quella di Luigi d'Este. Pensate che Luigi d'Este ereditò la famosa Villa d'Este, che era poi di suo zio, dell'altro cardinale, il cardinale Ippolito. Cioè, un primo cardinale Ippolito, quello dell'Ariosto, un secondo cardinale Ippolito, ci doveva essere un terzo cardinale, fu per forza Luigi, e non, come già ho detto, non voleva esserlo. Comunque non è questo importante, riesce a passare al servizio di Alfonso II. E in questo periodo è trattato come il cortigiano prezioso, più rappresentativo e poeta. La sua fama è già notevolmente ampia, perché il Tasso ebbe questo, fu accompagnato da una fama ben presto ammirato, corteggiato, eccetera. Fece amicizia con le principesse Estensi, Lucrezia e Leonora. Poi il racconto romantico preparerà una leggenda su questo amore per Eleonora, che in effetti non vi fu, non per Lucrezia, che andò sposa ben presto a un nobile Montefeltro. È dunque a Ferrara negli anni che vanno dal 70 al 75, e sono gli anni nei quali, oltre ai versi d'amore, alle poesie di occasione, ne scrisse moltissime, moltissime poesie di occasione. Lui le chiama proprio in questo modo, perché dopo, quando ipotizzerà più avanti una raccolta di tutte queste rime, canzoni, sonetti, madrigali, ma soprattutto madrigali bellissimi peraltro, come sanno bene i nostri scolari, ai quali, quando dobbiamo leggere qualche cosa che dia l'idea di una certa poesia tassesca, non andiamo in cerca del brano lungo per forza, e dobbiamo ripiegare su qualche cosa di breve. Sono dolcissimi quei madrigali, non tutti ovviamente, non tutti bellissimi, ma per buona parte sì. Ebbene, quando decise di mettere a posto, di raccogliere questa immensa messe di poesie, lui stesso ne aveva intitolato una parte encomiastiche, un'altra parte religiose e un'altra parte amorose. In realtà riuscì a raccogliere solo le prime due parti, la terza, per la morte e per altre ragioni, non li riuscì. Tra i 70 e i 75, ripeto, egli, oltre a questa enorme messa di poesie, si dedica anche a occupazioni di corte. Gli vengono assegnati, sia pure pro forma, tanto perché potesse avere un sussidio economico. Non era certo ricco il Tasso, ma desiderava la ricchezza, la amava il lusso, amava le belle cose, e dopo lo vedremo anche per altre ragioni. Riteneva che bell'oggetto fosse tutt'uno con la persona, rendesse conto della persona. È un atteggiamento un po' particolare, ma questo appare dalle lettere anche più avanti. E soprattutto compone quel gioiello, un vero e proprio gioiello, che è la Minta. La Minta è un poemetto pastorale, una piccola favola pastorale, rappresentata nel 73 sull'isoletta del Belvedere, alle porte di Ferrara, secondo altri a Belriguardo, che era un'altra delle delizie ferraresi. Comunque è qualche cosa di, lo disse il Carducci, non lo dico io, è veramente un gioiello. Perché? Perché assecondando la corte, il Tasso riesce in qualche modo a produrre anche un sogno che è il suo, oltre che quello di tanti uomini, cioè il sogno di una vita in cui il dovere
sia accantonato, in cui tutto sia lasciato al piacere, il piacere sia un fatto naturale e che ciascuno segue con la propria, i propri mezzi e con le proprie risorse, e, ed è architettata in maniera assolutamente, assolutamente perfetta. E, ma nel, nel contempo sempre lavorava al programma del grande poema cristiano che doveva uscire, che doveva essere prodotto. E nel 75 la Gerusalemme era liberata, era già finita, tant'è vero che nella primavera il Tasso la lesse in parte al, ad Alfonso e anche alla maggiore sorella di Alfonso, cioè appunto la Lucrezia, della quale parlavo. Eleonora no, Eleonora era malata e non poteva seguire. Comunque, arriviamo a questa famosa Gerusalemme, altrimenti la teniamo veramente troppo distante. E la Gerusalemme liberata, come dire, mette a fuoco tutte le cose, tutti gli elementi teorici di cui ho parlato prima, e cioè il materiale, la verità. La verità più vera di così non può essere. È la prima crociata, 1096-1099, c'è un cronista di grande valore, cioè Guglielmo di Tiro, ce n'è un altro di, un pochino più in disparte, ma insomma è documentatissima. Vi sono personaggi importanti che tutti conoscono nella tradizione. È un argomento dunque che non è lontano nel tempo, lontanissimo, tanto da lasciare dei dubbi per quanto riguarda il recupero dei fatti. È un argomento abbastanza lontano perché ci si possa lavorare sopra con una certa fantasia, altrimenti meraviglioso doveva finire. Ed è nello stesso tempo abbastanza lontano, appunto per lavorarci su, ma anche abbastanza vicino perché sia nella coscienza delle menti dei lettori. E cosa poteva esserci di più presente nella coscienza e nella mente dei lettori che questa prima crociata negli anni di Lepanto? Lepanto è del 71, del 1571. La paura saracena, la paura musulmana era una costante, a noi può sembrare una cosa strana, ma è così, è una costante della cronaca del tempo. Un imperatore era stato ucciso a Moax, i musulmani premevano fin quasi alle porte di Vienna, le scorrerie in Ungheria e negli altri non si contavano, premevano veramente anche sulle coste italiane. Non dimentichiamo che molte scorrerie turche vi furono anche nell'Italia meridionale. Di una di queste fu, non dico vittima, ma sarebbe stata vittima, anche la sorella maggiore del Tasso, e cioè Cornelia, che riuscì a scampare fortunosamente ed avvenne a Sorrento. Quindi quello che a noi può sembrare lontano e tutto sommato poco interessante era per quel tempo cronaca, era per quel tempo attualità. Quindi veramente la prima crociata, alla quale forse si augura il Tasso in maniera piuttosto alla quale forse sarebbe seguita un'altra crociata adesso dopo Lepanto, era l'argomento ideale perché religioso, ideale perché storico, ideale perché vicino ma non troppo, ideale perché lontano ma non troppo, e ideale perché vi venivano a fuoco tutti i più grandi personaggi dell'Europa del 1100, insomma era stato accuratamente scelto. Tra parentesi, molti altri in questo periodo produssero un'infinità di poemi di questo tipo, cioè, tutti ispirati più o meno allo stesso motivo. La Varchide, c'è addirittura una Malteide che non sapevo neanche che esistesse, c'è la Varchide, c'è l'Italia liberata dai Goti, del Trissino, la Gotiade, che è di un gelo eccezionale, lo stesso Tasso lo dice. Quindi per quanto riguarda l'attualità dell'argomento non ci sono problemi, va benissimo. E per quanto riguarda
la trama dei fatti, io credo che solo leggendo le prime ottave, potremmo leggerne molte, è chiaro, ma occorrerebbe tempo, solo leggendo le prime ottave noi riusciamo ad estrarre veramente quello che quest'opera rappresentò per il Tasso. Dimenticavo di dire che lui la finì nell'aprile del 75 e immediatamente cominciò la revisione. La revisione, una revisione infinita, frustrante, esagerata, per la quale forse il Tasso ebbe il torto di mettersi a rapporto con troppe persone, con troppi dotti, ma lui è un uomo, vedete, c'è questo da dire, il Tasso è un uomo che rispetta e ama il potere, non è che sia un disobbediente, ama e rispetta profondamente la religione. Non è che tenda, chissà per qualche motivo, a forme erticali o anche più leggere. Rispetta l'Accademia, è un uomo che rispetta i grandi organismi del potere che ha intorno. E questa è la sua rovina, psicologicamente parlando. Perché? Perché procedendo alla revisione, quasi immediatamente fissò dei amici, dei commentatori, dei giudici, che sono lo stesso Sperone Speroni, Pierangelio da Barga, Silvio Antoniano, chi altri? Scipione Gonzaga e anche qualcun altro, ma erano questi quattro soprattutto, i quali ricevevano da lui di volta in volta, corrispondenza ricchissima, ricevevano delle parti del poema e esprimevano i loro giudizi, o dal punto di vista religioso, per quanto riguarda Sperone, per quanto riguarda soprattutto Silvio Antoniano, che era il più severo da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'aspetto letterario e filosofico, e per questo valeva soprattutto Sperone, che anche lui non era un generoso, diciamo così. Il Tasso ebbe questo, non so, forse una poca sicurezza di sé, è strano, perché la vita che aveva condotto fino a quel momento e quello che gli era successo gli davano certezza della sua cultura, certezza della sua abilità, ma era quello che lo preoccupava soprattutto era la coerenza religiosa e storica, era per quello che gli desiderava soprattutto i consigli degli amici. Consigli dei quali spesso peraltro si arrabbiava, perché non corrispondevano ai suoi reali desideri e ai suoi sentimenti. E quindi questo lo portò, negli anni che vanno dal 75 al 77, lo portò a una, come dire, a un incupimento del carattere e a momenti di depressione e di fastidio che non sfuggirono ad Alfonso. E si diffuse anche la voce che stesse cercando il Tasso di andare presso qualche altra corte. Non credo che la cosa non era reale. Ferrara rimase sempre un punto fermo nella vita del Tasso e sempre cercò di ritornarvi, salvo quando proprio la cosa fu impossibile. Ma soprattutto la revisione gli costò, psicologicamente parlando, una fatica enorme. E ora, per vedere rapidamente la trama della Gerusalemme e gli elementi più principali, prendiamo lo spunto da queste poche ottave sotto le quali in filigrana noi possiamo vedere le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori e tutto il resto, e facendo una specie di ideale confronto vedere quanto la realtà ariostesca sia diversa da quella del Tasso, pure nel giro di poco più di 50 anni, perché in fondo il Tasso è morto l'Ariosto è morto nel 31, quindi non è che ci siano poi tanti anni, una quarantina d'anni circa, eppure già sono cambiate le cose. Sono cambiate le cose non solo per quanto riguarda quella spinta propositiva e attiva che è tipica dell'animo rinascimentale e che si trova nella corte di Alfonso I e che invece non si ritrova assolutamente nella corte di Alfonso II, e sia per quanto riguarda anche proprio l'atteggiamento del cortigiano. Vediamo dunque queste ottave.
di fronte alle donne, ai cavalieri, agli armi, agli amori, il nostro tasso comincia con un molto più solenne canto l'armi pietose. Il canto iniziale già ricorda naturalmente Virgilio, arma virumque cano, eccetera, no? Canto le armi e l'eroe. Ma canto è già celebrativo, messo così in rilievo. L'arme e naturalmente i combattimenti, pietosi, pietosi non nel senso che facessero pietà, pietosi nel senso che servivano a rendere più solida e ferma la fede e quindi servivano alla pietas cristiana. E il capitano, e cioè Goffredo di Buglione, capo della crociata, che il Gran Sepolcro liberò di Cristo. Ora, Goffredo di Buglione era effettivamente, è un personaggio storico, è un duca della Bassa Lorena, è un personaggio importante nel poema e sarà soprattutto uno dei personaggi, insieme con Pietro l'Eremita, il banditore della prima crociata, sarà uno dei personaggi che più sono stati tacciati di freddezza e di come dire, e di scarso richiamo poetico. In realtà non è propriamente così, ma comunque insomma questo normalmente si dice anche sui manuali. Di lui, di Goffredo, si parla subito dopo: molto Eliopro col senno e con la mano. Ed effettivamente la parte di Goffredo nella Gerusalemme è quella di non solo di tenere in mano le sorti anche strategiche della guerra contro i musulmani, ma anche quello di servire da trait d'union, di appianare diplomaticamente certe cose e nello stesso tempo di far sentire il peso e il valore della giustizia, perché quando il suo stesso fratello uccide in uno scatto d'ira, perché ha anche provocato un'altra persona, lui è il primo a allontanarlo dall'esercito. Molto egli operò dunque col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, logicamente, perché anche lui soffrì per molte ragioni, non solo per il fatto che combatteva anche lui, ma anche per il fatto che appunto molti dei suoi compagni non li furono, o almeno non li furono sempre, fedeli. E invano l'inferno gli si oppose. E qui noi apriamo una parentesi: invano l'inferno gli si oppose, perché qui viene fuori il meraviglioso. Il meraviglioso, come fa a sapere il Tasso che l'inferno gli si oppose? Lo dirà lui nel quarto canto. Nel quarto canto, in maniera interessantissima, noi abbiamo un vero e proprio concilio diabolico. Un concilio diabolico in cui il capo degli angeli caduti, degli angeli ribelli, e cioè Satana o Lucifero, chiamiamolo come si vuole, lui si chiama Satana, convoca per contrastare l'esercito cristiano, convoca le forme più paurose che sono nate da quegli angeli ribelli. Per me è stata per l'ultima critica, sto accennando proprio alla critica più recente, quando si tratta di letteratura, diciamo sui 10 anni, ecco, sui 10-15 anni, e cioè quello che dice Zatti, il quale sostiene la particolare originalità di questo brano e ci fa vedere una cosa interessantissima, e cioè Ve lo dico rapidamente, perché non si tratta di molte ottave. Viene rappresentato Satana come una creatura orrenda, circondata da fumi, veleno, eccetera, con una grande accentuazione degli elementi più terribili, addirittura la bocca insanguinata, eccetera. Ma sentite le parole che gli rivolge ai suoi angeli ribelli, anche loro mostrificati, resi orrendi, sia ben chiaro, perché, tra parentesi, l'unico modo con cui il Tasso può far entrare queste creature dentro il poema è proprio quello di renderle il più orrende possibili. Allora ne può parlare. Se li rendesse, se li facesse più miti, le cose sarebbero molto diverse. Questo è quello che dice Zatti e ha perfettamente ragione.
Dice rapidamente, riassumo il nostro Satana, che loro, gli angeli ribelli, sono stati sconfitti da Dio. Ma non c'era ragione che Dio li sconfiggesse, a parte il fatto che Dio non viene mai assolutamente nominato, viene chiamato colui che ha vinto, non si sa in che modo, che ci sia, cioè non si sa in quale modo abbia vinto, ma ha vinto e ci ha buttato giù, addirittura ha commesso il gravissima offesa, sta parlando Lucifero, la gravissima offesa di far entrare l'uomo nel suo regno. Noi che eravamo nati come lui, eravamo dei come lui, noi siamo stati cacciati. L'uomo fatto di argilla, fatto di creta, fatto di fango, lui è stato accolto e addirittura per vincerci ancora meglio ha sacrificato suo figlio, questo colui. E quindi io vi incito dal momento che il vostro valore, la nostra battaglia è stata seguita da una sconfitta, ma il vostro valore è rimasto, rimane invitto. Io vi chiamo perché egli sta tentando adesso, egli, colui, Dio, sta tentando adesso di fare tutte le genti, mettere tutte le genti al suo servizio. Non so se vi rendete conto, ma è una cosa veramente straordinaria. Qui non abbiamo un musulmano, non abbiamo Maometto, non abbiamo Allah, che parla di una sua religione contro un'altra religione. Abbiamo un conflitto interno ai cristiani stessi, è un conflitto che nasce nell'ambito di un ipotetico, Dio che vuole, che vuole occupare tutto il cosmo, mentre non dovrebbe fare, una specie di esaltazione di un diritto alla libertà, di un diritto alla tolleranza. E vi risparmio le molte truci parole che Lucifero fa. Se dobbiamo continuare in questo modo, egli vuole richiamare al suo culto tutte le genti, noi dobbiamo in qualche modo reagire, perché noi siamo della stessa pasta divina. Sono parole da eresia, veramente, ma colpiscono proprio per il fatto che noi continuiamo a dire è la guerra tra i cristiani e i musulmani. Ma dei musulmani nessuno parla. Sono musulmani, sono definiti musulmani, saraceni, sono cattivi, sono brutti, eccetera, eccetera, ma della loro religione, del loro modo di essere non si parla proprio. Comunque era per dimostrarvi che ci sono delle cose che possono colpire in maniera particolare. Vediamo rapidamente l'inizio e la trama, non è particolarmente difficile, anche perché sono 20 canti. Più tardi La Conquistata, cioè l'edizione riveduta e corretta controriformisticamente della Liberata, ne conterà 24 per essere ancora più aderente al modello dell'Iliade. Siamo nel campo dei cristiani. Goffredo viene raggiunto da un messaggio divino attraverso il mago buono, il mago cristiano, il mago di Ascalona, che li fa vedere, li comunica quanto Dio sia scontento di questo andamento così pigro della crociata. L'esercito cristiano deve essere riunito, deve essere portato di fronte a Gerusalemme, cosa che in effetti sarà rapidamente fatta, deve essere schierato a battaglia, perché è ora di finirla, insomma, con questo scontro. Come nell'Iliade, il Tasso dunque non racconta l'intera crociata, ma ne racconta solo la parte terminale, esattamente come nell'Iliade. Come noi sappiamo, si parla solo dell'ira di Achille e poi si arriva fino alla morte e al funerale di Ettore, non più. Quindi solo l'ultima parte. Quando l'esercito è schierato di fronte a Gerusalemme che appare sopra due colli e posta, no? Di impari altezza, con alle spalle il mare, intorno il deserto, o quasi, sullo sfondo la macchia nera, la macchia terribile di quella che sarà poi la foresta incantata, e che per adesso incantata non è, è la foresta di Sauron.
nella quale si annideranno proprio quelle forze demoniache che sono state eccitate dal discorso di Satana. E ogni canto, ciascuno di questi 20 canti, è adeguatamente e equilibratamente suddiviso dal tasso in una parte bellica e una parte che bellica non è. Non dico che sia sempre così, ce ne sono tre al centro che sono esclusivamente canti di guerra, quasi totalmente canti di guerra, ma per i primi e gli ultimi c'è molta rispondenza fra le varie parti, il tasso è molto curato, questo bilancio, diciamo, del lirico e dell'amoroso e del trasgressivo con il bellico. Ha cercato di bilanciare le varie parti, di non annoiare. Tra parentesi, già nell'inizio, e torno sempre all'inizio, aveva detto una cosa importante. Dopo aver detto appunto canto eccetera eccetera, lui dice: il cielo gli die favore a Goffredo, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni di Goffredo erranti. Su quell'erranti potremmo aprire un intero libro. Perché? Perché non sono i cavalieri erranti come Ferraù e come Ferraù e Orlando, quelli che noi conosciamo dall'Ariosto. Non sono i compagni che, al di là della diversità di religione, possono aiutarsi l'uno con l'altro. Ricordate, c'è un famoso episodio dell'Ariosto in cui Angelica, che sta fuggendo, inseguita da Ferraù e, mi pare, da Sacripante, riesce a scappare proprio perché i due litigano per lei, ma a un certo punto Ferraù dice: ma cosa stiamo qua a litigare? E tu hai il cavallo, io sono a piedi, mettiamoci sul cavallo, corriamole dietro e dopo, quando l'avremo trovata e fermata, allora cominceremo a darcele di bello. Questo è un atteggiamento assolutamente incompatibile con il tasso, alle cui corde non manca nulla, salvo l'ironia. L'ironia gli manca completamente, ma ripeto, è l'argomento che non lo porta in questa direzione. Dicevo appunto, erranti, quelli erano cavalieri erranti, che seguivano l'avventura, la ricerca, la richiesta, cercavano l'oggetto, la donna, la persona, l'incontro, cercavano, che so, la spada di Orlando o appunto Angelica o l'elmo di Orlando caduto nel fiume. Questi sono altri erranti, non sono neanche erranti che vanno in giro per sfortuna e per scalogna, diciamo così, come era stato definito lo stesso Bernardo Tasso, era stato definito dal Figliolo errante proprio perché non era riuscito a trovare una collocazione definitiva e completa nella sua vita, e morirà a Mantova, era già morto a dir la verità nel 69, e praticamente povero e maltrattato. Sono erranti nel senso peggiore del termine. Perché? Perché errano, sbagliano, se ne vanno. Esistono in questo esercito di grandi cavalieri, di grandi nobili, c'è Boemondo, c'è Baldovino, ci sono tanti eroi importanti, però si ha già l'impressione che molti di essi si stiano allontanando mentalmente dalla crociata, si aprono delle crepe, si aprono delle deviazioni, si aprono degli errori nel senso religioso del termine, e questi errori portano tutti in una direzione, cioè portano verso quegli affetti che sono dentro a ciascuno di loro e che ai quali non riescono a dare esito. Per esempio, il più importante, perché c'è questa presentazione immediata dei più importanti crociati, c'è Tancredi. Tancredi è forse il personaggio che più è vicino al tasso ed è anche il personaggio che avrà più fortuna in periodo romantico. In periodo romantico avrà molte rappresentazioni di vario tipo. È l'eroe
si è innamorato di una guerriera, e cioè di Clorinda, Saracena. Se, come dice il Tasso in maniera molto bella, amor di breve vista, cioè dopo averla vista per poco tempo a una sorgente in un precedente scontro, se ne è innamorato. E questo suo amore lo porta a un atteggiamento strano, perché è una nemica, dovrebbe combatterla, lui è un cristiano, ma quando appare sullo sfondo, con le sue armi d'argento e col suo pennacchio bianco, un po' come la Bradamante del Furioso peraltro, quando appare sullo sfondo Tancredi smemorato e si perde dietro a quella fantasia. Ha cercato anche di rivelarle in un incontro che, stranamente, in questa moltitudine di gente è rimasto segreto, ha cercato anche di rivelarle il suo amore, non vi è riuscito e perciò è più triste degli altri, è più avvilito degli altri, ma vi sono anche altri che portano in sé, dentro di sé, non solo il valore, non solo il coraggio, ma anche una segreta deviazione. Per esempio Rinaldo, che pure sarà quello che porterà eroicamente a fine la crociata, Rinaldo non è il Rinaldo di cui ho parlato prima, eh? Questo è il Rinaldo storico, figlio di Bertoldo e di Sofia, e allevato, pensate un po', da Matilde di Canossa, quindi allevato nei modi più cavallereschi. Lui, per slancio di gloria, per desiderio di combattere, quindi per un impulso quasi fanciullesco, perché è giovanissimo, lui è entrato si è allontanato dai suoi feudi ed è entrato nel contingente cristiano. Ed è smanioso di combattere, è smanioso di darsi da fare, porta la propria nobiltà e la propria grandezza con allegria e con sdegno insieme, cioè. È un personaggio che non ha ancora raggiunto, e non la raggiungerà se non molto tempo dopo, la maturità. Vi sono altri personaggi. Voglio dire, questi compagni erranti sono compagni che stanno sbagliando perché stanno incappando come dire, nelle passioni e nei traviamenti degli uomini più comuni. L'amore, la sensualità, come vedremo nel caso di Rinaldo, e molte altre cose. Quindi veramente sono non, se non, non proprio dei peccatori, ma sono delle persone che possono peccare. Segue poi nella introduzione segue la invocazione alla musa, coerentissima con gli usi classici naturalmente, solo che questa volta la musa invocata non è la musa, che so, Calliope o qualcun'altra, ma la musa della poesia celestiale, della poesia religiosa, o chi so, Urania oppure la stessa Maria. Una musa religiosa che deve ispirare gli ardori del poeta, deve rischiarare il suo canto e deve perdonare soprattutto se lui, il Tasso, adornerà di altri fregi, di altri ornamenti che non sono quelli di lei, le sue carte. Domanda scusa, insomma, per il fatto di dover aggiungere all'elemento religioso e all'elemento eroico l'elemento del meraviglioso, come vi dicevo prima. L'elemento del meraviglioso. Perché, e questo lo sappiamo tutti, appartiene a Lucrezio, ma vi ho detto che le citazioni qua sono in trasparenza, cioè non è che non si vogliano nascondere, si vogliono esibire, è un'altra cosa. E infatti dice, tu sai bene, rivolgendosi appunto a questa ipotetica musa Urania, musa celeste, tu sai bene che tutti corrono là dove il Parnaso, cioè la poesia, versa in maniera più lusinghevole le sue bellezze. E è il modo più utile e più efficace perché attraverso quelle bellezze sia comunicato al lettore quello che deve imparare di buono e di santo. E fa il famosissimo paragone del
bambino a cui si porge il bicchiere che contiene la medicina amara, bicchiere però il cui orlo è stato spalmato di zucchero, così succhi amari ingannato intanto e beve e dall'inganno suo vita riceve. Quindi beve la medicina, guarisce, è stato ingannato però è guarito. Quindi la scusa che Tasso cerca è quella proprio, scusami, dice la musa, perché io introdurrò elementi che saranno come elementi zuccherosi, ma sono necessari, necessari perché le verità siano comunicate con maggiore facilità e con maggiore sistematicità. E infine la dedica. Tu, magnanimo Alfonso, anche l'Ariosto aveva detto generosa Erculea prole, parlando di Ippolito, ma l'aveva detto con quella sottile ironia, chiedendogli a un certo punto, speriamo che tra le molte cose che hai da fare tu trovi un po' di tempo per ascoltare i miei versi. E l'aveva detto in una maniera sciolta, scorrevole, sapete com'è l'Ariosto, no? Incantevole, nella sua, come dire, discorsività. Invece la dedica ad Alfonso è fatta con tu, magnanimo Alfonso, che sottrai me al furore della fortuna e guidi in porto me, pellegrino errante, e fra le rocce, fra le onde e le rocce, agitato e quasi absorto. Quasi assorto, quasi sommerso, tu queste mie carte in lieta fronte accogli, cioè accogli queste mie carte, insomma, la solita dedica. Ma perché? Perché forse toccherà prima o poi anche ad Alfonso di dover guidare una operazione bellica contro i musulmani, sia che egli preferisca la guida delle navi, sia che egli preferisca la guida delle truppe di terra, ma sicuramente succederà. Emulo di Goffredo, sarai dunque Emulo di Goffredo. Intanto accetta i nostri carmi, cioè la sua poesia, e t'apparecchia all'armi e preparati alle armi. E qua comincia la narrazione. Perché dicevo che c'è tutto in queste ottave? Avete visto quell'absorto? Quell'absorto, che vuol dire praticamente termine aulico, naturalmente sommerso, mi porta a un discorso che rapidamente faccio qui e si potrebbe approfondire casomai più avanti, e cioè è della lingua della Gerusalemme. Noi vediamo uno stile particolare, uno stile particolare che è talvolta convulso, talvolta liscio. È quel famoso parlare disgiunto, lo chiamava così lo stesso Tasso, il parlare disgiunto, cioè il separare le parti del discorso in modo che esse risaltino di più. E questa è la prima cosa che sinteticamente noi notiamo. Poi noi notiamo un'altra, e cioè che le complicazioni sintattiche sono sì evidenti, ma non sono mai tali da costituire una difficoltà, cioè sono tenute nella giusta misura per dare solennità al tono, ma nello stesso tempo non è che introducano alcuna particolare difficoltà per quanto riguarda la comprensione. È proprio un lavoro moderato e misurato. E poi le figure retoriche, un finimondo di figure retoriche, metafore, similitudini, iperbati e soprattutto quel famoso enjambement, quel famoso, come dire, quella famosa separazione tra un soggetto, tra un sostantivo e un aggettivo, tra un verbo e il suo complemento oggetto, tra una costruzione e l'altra, che serve per staccare i versi. E nello stesso tempo, ed è questa la novità ariostesca, è questo che Caretti in particolare ha messo in luce, ma poi anche altri numerosissimi naturalmente, e cioè tra le due parole, si crea così una sorta di piccolissimo varco, una specie di posto per l'anima, dice Caretti, cioè una specie di soffio lirico. Pensiamo per esempio, ecco, io accennavo prima al fatto che si dovrebbe fare il riassunto, ma non ve lo faccio prima di tutto perché è una cosa
è cosa molto lunga. Secondo, perché gli elementi fondamentali possiamo tirarli fuori anche senza riassumere veramente tutto. Per esempio, ecco, Tancredi, di cui vi parlavo prima, questo malinconico eroe che ricorda un po' Amleto, per intenderci, ha anche una sfortuna terribile, perché amato, innamorato com'è di Clorinda, sarà lui a doverla uccidere, a ucciderla. Infatti, quando i demoni copriranno d'incanti la selva di Sauron, i cristiani non riusciranno più a trovare le travi che occorrono. Dovete pensare che Gerusalemme è là, sopra due colli, e qua è il campo dei cristiani. Non ci sono altre, non c'è altra vegetazione intorno, alle spalle c'è il mare. Quindi hanno bisogno delle lunghe travi per fare le macchine da guerra, per accostare le torri di guerra alle pareti, alle mura della città. E perciò hanno bisogno di legno, hanno bisogno di legname. E perciò incantare la selva e rendere la selva impraticabile ai cristiani è la prima cosa che Satana provvede a fare. E quando Argante, un guerriero saraceno che si insieme con Aladino, re di Gerusalemme, gestisce la resistenza musulmana, quando Argante e Clorinda, anzi l'idea è di Clorinda, della verità, decidono di uscire di notte da Gerusalemme per andare a bruciare la torre di battaglia che i cristiani hanno intanto costruita, e ci riescono, rimangono però esclusi dalla città, perché Clorinda, non volendo ovviamente essere riconosciuta, non porta la sua solita corazza, che è d'argento e luminosa, non porta le sue insegne, si è messa una corazza rugginosa e vecchia. Insieme con Argante riesce a dare il fuoco alla torre, ma inseguita, scoperti e inseguiti dai cristiani, devono rifugiarsi al più presto dentro le mura di Gerusalemme. Dentro quelle mura è già arrivato l'esercito egiziano da poco. No, non credo che sia l'esercito, comunque è giunto l'esercito egiziano da poco da Gaza, e con a capo Emireno, e Emireno riesce a chiudere la porta subito dopo l'entrata di Argante, ma Clorinda rimane esclusa. Tancredi, che ha visto qualcuno che si muove vicino a quella porta e che cerca di allontanarsi verso un'altra porta più lontana e più isolata, segue questo guerriero, e questo guerriero è Clorinda, e lui riuscirà a raggiungerla in una valletta nascosta. Nessuno assiste a questo tragico duello. Clorinda si volta, lo vede, gli domanda: e tu che cosa porti? E lui dice: porto guerra e porto morte. Ed effetti sarà quello che succede, perché nella valletta i due, non conoscendosi, per una, quella una volta la si chiamava realtà romanzesca, no? C'era addirittura una rubrica su un giornale, non mi ricordo, intitolato proprio realtà romanzesca, essi combattono ferocemente l'uno contro l'altro. A un certo punto tutti e due disfatti si fermano per riposarsi. Tancredi domanda: dimmi il tuo nome, noi combattiamo, è brutto che in una notte rimangano così coperte queste gesta di valore che stiamo facendo, questo duello eroico che stiamo combattendo, dimmi il tuo nome, in modo tale che se io ti uccido il tuo nome sia gloria a me, e se tu uccidi me il mio nome sia gloria a te. E Clorinda dice: non chiedermi ciò che ho per uso di non far palese, se si rivelasse tutto sarebbe finito. Non si rivela, non si è rivelata prima, non si rivela adesso, e naturalmente soccombe. Nel momento in cui soccombe, quella è la trasformazione segnalata dal tasso con
brano più famoso in fondo della Liberata, con le famose parole, no? Ma ecco ormai l'ora fatale è giunta, che l'ora di Clorinda al suo fin deve. Spinge il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge e il sangue avido beve. E la veste che d'or vago trapunta le mammelle cingea tenera e leve, l'empie di un grande fiume di sangue, ella già sente morirsi e il piede manca egro e languente. Come vedete, le mammelle, la veste dorata, eccetera, la femminilità di Clorinda guerriera viene fuori proprio solo nel momento della sua morte. Chiederà di essere battezzata perché da un vecchio servo ha saputo che è nata in realtà da una coppia cristiana e Tancredi, da un ruscello vicino andrà ad attingere l'acqua per battezzarla e scoprendole il volto scoprirà di aver ucciso la sua amata, colei che amava. Quindi siamo di fronte, è bellissimo questo brano, anche perché è attuato con una misura veramente tragica. Addirittura il poeta entra nelle sue stesse parole, esortando Clorinda a fare una cosa, esortando Tancredi a fare un'altra. Misero, perché fai così? E cioè si sente veramente nella brevità del discorso e delle battute la carica drammatica, perché di questo parlavo, della carica che lessicalmente, sintatticamente parlando, il poeta sa dare a queste sue immagini. Ebbene, vi ho citato questi versi proprio perché a un certo punto l'autore dice: la trafitta vergine è un tipico acerbemano. Ebbene, tra quel trafitta e quel vergine noi abbiamo prima di tutto un richiamo alla sessualità e sensualità dell'episodio, ma anche e soprattutto quel sospiro di lirismo. Ecco, l'Azambaman può essere fatto per due motivi: o per agganciare due parti separate, o per separarle, per aprirvi in mezzo una specie di rivolo lirico, ecco, e questo è il più frequente nel Tasso. Altri elementi relativi a questo parlare disgiunto, come dicevo, il lessico elevato, ma non troppo, la frequenza delle similitudini, delle metafore e così via, uno stile veramente in bilico tra il solenne e il drammatico, di volta in volta variato, perché non è uniforme. Ecco, l'Ariosto era uniforme e cercava l'uniformità del tono, quella deliziosa scorrevolezza che noi ricordiamo, ma il Tasso no, vuole essere tutto fuorché uniforme. Non c'è nulla di uniforme nel suo mondo, neanche gli stessi eroi cristiani. Tancredi, colpito, immaginate quanto, dalla morte di Clorinda, dopo averle dato sepoltura e dopo essersi, come dire, appena riavuto dal tragico colpo ricevuto, entrerà nella selva misteriosa, nella selva demoniaca, proprio per rendere possibile ai cristiani l'accesso a queste famose travi, l'accesso a queste famose torri, e allora vedremo che sarà bloccato proprio dalla visione falsa, demoniaca, di Clorinda che parla dal cipresso. In quella foresta tutti entrano e nessuno riesce veramente a rimanervi. Perché? Perché i demoni hanno fatto in modo che ciascuno trovi in quella foresta quello che gli fa paura. Quello che gli fa paura, quello che più profondamente lo tocca. E così vi entra un grosso bietolone che è molto forte, molto abile, e trova delle fiamme e torna indietro, non riesce a superarle. Vi entra Tancredi e trova al centro
della foresta un pioppo su cui sono incise delle parole, naturalmente tutta creazione meravigliosa, demoniaca, e colpendo quel pioppo ne farà uscire sangue. È il tema dell'albero da cui esce sangue, figuriamoci da Dante in poi, e anche prima, molto prima, è già nell'Eneide, in Polidoro, ma poi c'è in Pier delle Vigne e poi fino a Tolkien possiamo arrivare tranquillamente fino all'attualità. Ma lui crede che siano le parole di Clorinda. È il senso del peccato che egli ha commesso, doppio peccato, perché vedete, lui ha ucciso la donna amata e ovviamente se ne duole fin nel profondo, ma nello stesso tempo si duole di aver ucciso un nemico, perché Clorinda è un nemico, addirittura è una di quelli che hanno bruciato la torre, come lei stessa gli ha rivelato all'inizio. Quindi c'è in Tancredi il rimorso per la morte di lei e il rimorso del rimorso, e infatti Tancredi non riesce ad entrare nella foresta. Vi riuscirà Rinaldo, che si è allontanato dall'esercito cristiano, perché? Perché la forza demoniaca più forte ha proiettato nell'esercito cristiano Armida, figlia di Draote, re di Damasco. È la bellissima Armida, è un'attrice che riesce a comporre le sue parole, le sue vesti, i suoi gesti, le sue anche pur minime parole, in modo tale da attrarre a sé quanti più guerrieri cristiani riesce ad ottenere, ed è quello che fa, ne riesce ad attrarne addirittura una cinquantina e tutti li trascina nel castello che essa possiede sul Mar Morto. Ma quando Rinaldo, perché provocato, come dicevo prima, uccide il compagno e viene per questo da Goffredo mandato via dall'esercito, anche Rinaldo si è trovato sotto le grinfie di Armida, la quale Armida si è però innamorata di lui, e si è innamorata di lui al punto di sequestrarlo, di portarlo al punto opposto della terra, alle isole fortunate, nel mezzo di un mare sconfinato, e là su un'isola, in una panorama che è quanto di più lussuoso e lussurioso si possa immaginare, essa trattiene con i suoi vezzi Rinaldo, e là Goffredo dovrà accettare che qualcuno vada a riprendere Rinaldo, perché, come gli ha detto il mago di Ascalona, Rinaldo è indispensabile alla fine della crociata. E anche Rinaldo, infatti, sarà recuperato. Ma attraverso quali fatiche? Perché Carlo e Dubaldo, i due messaggeri mandati alla sua ricerca, arriveranno alle Isole Fortunate, entreranno nel ricco edificio che rappresenta il castello di Armida, il castello, il palazzo, il giardino. E in quel giardino c'è tutto quello che uno può immaginare di più bello, dal fiore al frutto. Ci sono creature belle e creature più che belle parlanti, come il pappagallo. Il pappagallo a cui il Tasso affida addirittura una specie di messaggio di libertà. Perché nel sedicesimo canto, mi pare, sì, nel sedicesimo, il pappagallo, creatura esotica, da poco arrivata ovviamente in Europa, esprime la morale dei cavalieri dispersi, dei cavalieri erranti. E infatti, egli dice... sto parlando di un pappagallo, ed è sintomatico che il poeta metta in bocca a un pappagallo, quindi non a una persona, queste massime che sono effettivamente molto liberali. De mira, egli cantò, spuntar la rosa dal verde suo modesta e verginella, che mezzo aperta ancora e mezzo ascosa
quanto si mostra men, tanto è più bella. Ecco poi nudo il sen già baldanzosa di spiega, ecco poi langue, e non par quella. Quella non par che disiata innanti fu da mille donzelle e mille amanti. Così trapassa, al trapassar d'un giorno, della vita mortale il fiore e il verde. Né perché faccia indietro april ritorno, si rinfiora ella mai, né si rinverde. Cogliam la rosa in sul mattino adorno di questo dì, che tosto il seren perde. Cogliam d'amor la rosa, amiamo or quando esser si puote, riamato amando. È la morale più liberale che si possa immaginare. Ma insomma, come la pensa questo Tasso? Perché noi vedremo che a un certo punto sono molte queste infrazioni alla regola cristiana, sono molte queste insinuazioni al peccato, anche se sono affidate intelligentemente a persone che non hanno posto ufficiale, ecco, come appunto il pappagallo che incita ad amare. Vedete, il Caretti ha parlato di bifrontismo tassesco. Ora, questa parola bifrontismo non mi è mai piaciuta, mi fa venire in mente gli indiani, le lingue biforcute, quella roba lì. Però ha ragione, perché effettivamente il Tasso crede realmente nella vittoria della religione, nella vittoria dei cristiani, nella necessità che il mondo sia redento e sia cristiano, ma nello stesso tempo non riesce e forse non vuole nemmeno celare profondamente le sue reali aspirazioni, forse non se ne rende pienamente conto lui stesso, ma di fronte a queste creature, a questi spettacoli, l'enormità della guerra lascia il posto a una domanda, e cioè quanto c'è di reale e di vero nelle due posizioni. Ambedue sono vere, ambedue sono giuste. Il Tasso, come già sapete, ha corretto queste cose, e durante quella correzione cosa ha fatto? Addirittura era salito da tanti dubbi di natura religiosa e letteraria e aristotelica e filosofica, quel che volete, ma soprattutto religiosa, che chiese l'intervento dell'Inquisizione, del Tribunale dell'Inquisizione. Due volte, una volta a Ferrara e una volta a Bologna, lamentandosi poi di essere assolto, perché lui riteneva che in talune parti sarebbero dovuti essere quegli inquisitori, evidentemente intelligenti quegli inquisitori, sarebbero dovuti essere molto più mordenti, molto più severi. Ed era a questi punti che pensava, ed era a queste idee. Vedete dunque che e si rammaricava poi anche del fatto che l'inquisitore, soprattutto quello di Bologna, a dir la verità, avesse poi, cosa che non sa, si sarebbe dovuto fare, avesse poi comunicato l'esito di questo colloquio ad Alfonso, il quale non poteva essere felicissimo che l'inquisizione entrasse con le sue armi nella sua terra, nella sua Ferrara. Alfonso aveva i suoi problemi. Alfonso sapeva che con lui gli estensi molto probabilmente avrebbero perduto, come in effetti avvenne, avrebbero perduto Ferrara. Voi sapete che Ferrara era feudo, non parliamo di feudo, che Alfonso era un gonfaloniere del Papa, cioè il rappresentante dell'autorità religiosa a Ferrara, mentre era rappresentante del potere imperiale a Modena e a Reggio. Infatti Modena e Reggio rimarranno degli estensi, ma Ferrara no. Addirittura Pio V, con una bolla fatta proprio ad hoc, aveva la famosa proibizio alienandi, mi pare, aveva detto che non si poteva, che quello che apparteneva alla Chiesa sarebbe ritornato alla Chiesa, non poteva rimanere alla famiglia che lo deteneva, a meno che non ci fossero eredi legittimi, e questi eredi legittimi Alfonso II non li ha avuti dalla prima moglie, la giovane Lucrezia de' Medici, morta dopo un anno di,
di malaria ferrarese, non li aveva avuti dalla seconda, Barbara d'Asburgo, e non li ebbe nemmeno dalla terza, Margherita Gonzaga. Quindi ne avrebbe avuto di illegittimi, questo sì, perché dalle nozze, sono nozze tra virgolette, probabilmente non ci furono, furono solo dai legami del primo Alfonso con Laura Dianti, con Eustochia, soprannominata Eustochia, era nato sì un nuovo ramo degli Estensi, il ramo di Alfonso di Montecchio, che aveva proliferato in Don Cesare, ed è proprio a Don Cesare che poi Alfonso destinerà una specie di testamento la propria proprietà ferrarese, ma erano illegittimi, e per questo né Alfonso si era comportato troppo bene, diciamo la verità, perché in ogni caso lui aveva sottolineato, sia lui che Ercole suo padre, avevano sottolineato l'illegittimità di Alfonso di Montecchio, e addirittura facendolo segnare con la crocetta rossa sull'albero genealogico ufficiale degli Estensi, si hanno dati la zappa sui piedi, perché quando poi ne ebbero bisogno, la cosa erano ormai concluse, e non si poteva, infatti dopo 2 anni dalla sua morte Alfonso Ferrara torna alla chiesa. Questo per dirvi anche che mi serve per dirvi, e dopo accorcio perché altrimenti vi stuferete davanti, mi serve per dirvi che l'atmosfera di Ferrara in quell'ultimo cinquantennio di secolo non era certo delle più serene, o meglio, era un'atmosfera brillante. Alfonso era megalomane, era uno spendaccione, fiscalmente parlando è una qualcosa di terribile il carico di tasse che impone ai suoi cittadini, mira a grandi imprese, vorrebbe partecipare appunto alla lotta contro i musulmani, prepara un corpo di soldati armati e organizzati in ogni modo, accoglie con manifestazioni di un lusso spropositato gli ospiti stranieri che arrivano, per esempio Enrico III di Francia, Enrico di Valois, che prima di tornare in Francia dalla Polonia da cui era scappato, passa, fa una puntata a Ferrara e viene accolto con cerimonie costosissime. Quindi Alfonso non era un grande politico, era un megalomane, amava essere citato e ammirato, ma l'Inquisizione no. Ed è proprio forse questo particolare, questo richiamo del suo poeta a una pratica pericolosa per Ferrara, forse fu questo che scardinò definitivamente i rapporti fra i due. E infatti i 2 anni dal 75 al 77 sono bruttissimi per il tasso a Ferrara, tanto è vero che lui viene consigliato da Alfonso di riposarsi nel convento di San Francesco, lui ne scappa, seguono 2 anni che non vi racconto perché sono errabondi da parte dell'Ariosto, ritorna a Ferrara, ritorna a Ferrara nel 79, proprio mentre si stanno celebrando le nozze tra Margherita Gonzaga e Alfonso, che aveva cercato in questo modo di ripristinare la cintura degli stati liberi al confine con il potere con la Toscana e con il potere della Chiesa, e non ci riuscì perché neanche Margherita riuscì ad averne, e il tasso fu ripreso probabilmente dalle stesse agitazioni e dalle stesse passioni che prima lo avevano sospinto. Cerca di recuperare, c'è anche questo da dire, che viaggiando da una parte all'altra lasciava molto spesso alcune delle sue carte, alcune delle sue rielaborazioni, alcuni canti qua e là della Liberata,
a questo o a quello. Ed è per questo che questa sciagurata politica editoriale, questa sciagurata politica del TAS lasciò una situazione editorialmente parlando disastrosa. Comunque, torniamo al 79. Lui crede che uno dei suoi canti, o meglio una buona parte della Liberata, sia in casa Bentivoglio, va a fare una scenata in casa Bentivoglio, non ci trova la persona in questione, va in Palazzo Ducale e esce in escandescenze contro Alfonso e contro Margherita, che si erano sposati da poco. Ed è per questo che viene messo come forsennato. Prima era stato curato, adesso è messo come forsennato, era questa la parola tecnica, in Sant'Anna, nell'ospedale di Sant'Anna, nel reparto dei folli, e vi rimarrà fino all'80, fino all'86, sette anni dei quali i primi due quasi in prigione, assediato dagli urli e dalle grida dei pazzi che veramente erano raccolti lì, frastornato da visioni e da fantasie. Il Leopardi, che ebbe una particolare simpatia per il Tasso e ne parlò più volte, facendone il protagonista di una delle operette morali, il dialogo di Torquato Tasso col suo genio familiare, e facendone anche in parte il protagonista della canzone Adagio Romai, dove dice appunto che dal dolor comincia e nasce l'Italo canto, proprio parlando del Tasso. E il Leopardi, nella sua, o in quella operetta morale, accenna proprio alle fantasie che il Tasso aveva, allucinazioni, visioni. Naturalmente il Leopardi poi ne fa un uso particolare per dimostrare che il sogno e le fantasie sono sempre meglio della verità, sono sempre meglio della verità naturale. Ma pensiamo a cosa possono essere stati quei primi 14 mesi in un manicomio, senza avere nulla. Io credo che veramente la tempra del Tasso sia stata fiaccata in quel periodo. Dopo ci furono delle attenuazioni, poté uscire, poté andare a ricevere i sacramenti, appunto, poté scrivere, e cominciò a scrivere disperatamente a tutti quelli che lo potevano aiutare e richiamare, e poté fare qualche cosa, ma sempre accompagnato, e riuscirà ad uscire da questa condizione terribile, veramente terribile, pur lavorando, continuando a lavorare praticamente sempre, salvo i primi 14 mesi in cui credo che veramente la follia lo abbia, se non la follia, perlomeno un'atroce depressione l'abbiano buttato a terra. Uscirà solo quando Vincenzo Gonzaga si garantirà per lui presso Alfonso, e da quel momento in poi è finita. Quello che è stato l'orgoglioso poeta, il consapevole della propria grandezza, della propria abilità, eppure così, come dire, così aperto a sentire anche il giudizio degli altri e a seguirlo, e sarà ormai fiaccato. Se voi confrontate i ritratti del Tasso giovane, bellissimo giovane peraltro, con i ritratti del Tasso, ce n'è solo uno a dire la verità, del Tasso anziano, sembra neanche la stessa persona, assolutamente. E da questo momento in poi è finita. È finita perché, adesso non vorrei esagerare, non è che sia finita. Il Tasso andò a Mantova con Vincenzo Gonzaga, poi cominciò a cercare altre sistemazioni presso i Savoia, in Toscana, a Roma, a Napoli. A Napoli sarebbe potuto stare benissimo perché trovò là degli ammiratori ferventi che gli istituirono addirittura una pensione perché non aveva denaro. E lì si aspettava di avere denaro dalla Gerusalemme. Sapeva che quel poema avrebbe avuto successo, lo sentiva, ma ormai quel poema era stato depredato dal punto di vista editoriale. Nel periodo di Sant'Anna il Tasso non era coperto, come neanche dopo, da nessun particolare garanzia dal punto di vista editoriale. Arriviamo così alla prima edizione, che è un'edizione
genovese di neanche tutta la Gerusalemme, poi l'edizione Ingegneri, questa è poi quella Malaspina, poi quella di Ingegneri e poi l'edizione da cui adesso ci rifacciamo, cioè la prima edizione Bonnà, ce ne sarà poi una seconda. Di tutto questo il Tasso non ebbe praticamente un soldo, quindi la sua realtà era anche quella di un bisogno reale, ma questo lo spinse anche ad altre cose, a chiedere in maniera petulante, noiosa, eccessiva, e forse questo spiega per quale motivo gli ultimi anni della sua vita furono consumati non solo nel grigiore di una realtà controriformistica ormai dominante, ma anche in veri e propri monasteri. Il monastero del Monte Oliveto a Napoli e quello di Sant'Onofrio a Gianicolo, nel quale morirà. Quello con cui volevo concludere, concludo perché altrimenti le cose diventano eccessive, è proprio questo. Noi siamo di fronte a una personalità che esprime appieno un modo di essere della cultura del tempo. A parte le sue circostanze personali ed individuali, gli errori che compì il Tasso, a parte l'ingenuità con la quale si confidò con tanti detrattori, con tante persone che approfittarono realmente di lui, approfittarono della sua opera. Solo alla fine, nei due o tre conventi, riuscirà a sistemare un pochino di queste edizioni, ma chiaramente ormai il guaio è compiuto. E il più bel poema che noi abbiamo in assoluto, il più bel poema che noi abbiamo in assoluto di questo periodo è proprio il suo. È proprio il suo. Guardate, e poi divenne, come si può facilmente immaginare, un idolo romantico. Delacroix lo rappresentò in un suo quadro, nella cella. Il Leopardi lo sentì quasi come un fratello spirituale e lo citò più volte, come vi ho già raccontato. Goethe scrisse una tragedia intitolata Torquato Tasso. E Milton lo seguirà con il paradiso perduto. Ma vi sono anche altre Goethe ho già detto. Insomma, ebbe una grandissima fortuna, una fortuna postuma di cui lui non ebbe modo neanche di rallegrarsi. E della Gerusalemme liberata noi possiamo ritirare un concetto fondamentale. Il poema si chiude, come ovvio, con la presa di Gerusalemme, e quando la foresta viene finalmente liberata, Rinaldo riesce ad entrarvi benché bersagliato dall'immagine di Armida, benché minacciato nei suoi sensi da una specie di coro di damigelle danzanti che sono tutte creature demoniache, ma riuscirà ad entrare perché si è purificato per consiglio di Pietro l'Eremita, è salito sul Monte Oliveto, all'alba le sue vesti sono diventate d'argento, sono diventate candide, meravigliose, la purezza l'ha conquistata, lui può ritornare a partecipare alla guerra, può uccidere Solimano, il sultano d'Egitto, che morirà lamentandosi nella sua sconfitta di non aver potuto salvare Gerusalemme. E volevo tirare l'accento proprio su questo come conclusione. Quello che in definitiva vi devo dire è che nessun personaggio è schematizzato, nessun personaggio è, come dire, ridotto a puro nome. Sì, ci sono tanti guerrieri dei quali non conosciamo granché, ma in tutti i personaggi, sia quelli saraceni sia quelli cristiani, la vena della trasgressione palpita sotto l'impulso controriformistico, e abbiamo nel Tasso, che lo sofferse così profondamente, proprio lui, uomo di potere, uomo di
che soggiace all'autorità e alla religione, abbiamo proprio il segno di una di un mondo che sta cambiando, che sta cambiando e che da una realtà aperta, libera, molteplice, come quella dell'Ariosto, sta passando a qualche cosa di raccolto, di chiuso, di controriformistico, di compatto, e se si esce da quello si rischia l'eresia, si rischia la prigione, si rischia il dissesto. Mi fermo perché altrimenti potrei continuare per e non ve lo consiglio. Bene, sono stata troppo lunga.